Ciao, il nuovo video assaggi anche questo mese in collaborazione con Luca Marta, MC Marta. Ciao, un bacione e grazie ancora. E questo video vado ad assaggiare dei ravioli con mio padre. Ciao. Allora, andiamo a assaggiare dei ravioli che magari possono essere un'idea per il 25, magari fare col brodo o insomma come volete. E sono questi dei ravioli ripieni di gorgonzola e mandorle della Buitoni. Andiamo a assaggiare questi. Poi questi ravioli della Deluxe presi al Lidl con pecorino e miele. Però noi li mangeremo semplici con un po' di olio, un po' di formaggio, così anche per sentire meglio il sapore, che non vada troppo a coprire il sapore dei ravioli. Poi ci sono questi ravioli sempre della Deluxe con nero di seppia e ripieni al salmone. Io vado matto per il salmone, questi devono essere buoni. E poi ci sono anche dei gnocchi che c'entrano, vabbè, proviamoli. Sempre della Deluxe, gnocchi ripieni con scamorza affumicata e radicchio. Magari possono essere delle idee per, come ho detto, del pranzo del 25, fate voi, insomma, come volete farli. E però questo video assaggi mio padre andremo a farlo in live su Periscope. Quindi adesso facciamo, cuociamo queste cose giusto per fare un assaggino e ce le mangeremo in diretta su Periscope. Vedremo se qualcuno ci si filerà o se ci manderanno a quel paese. E quindi niente, ci vediamo tra pochino. Ciao. Allora, speciale video assaggi su Periscope. Noi c'è questi che cazzo si sta che sono. Allora, ci andiamo a mangiare. Assaggiamo, abbiamo fatto un po' con olio, un po' di formaggio, giusto per non coprire troppo il sapore. Questi ravioli, allora, questi qua tu poi devi dare un giudizio da 1 a 10, quali ti piacciono di più, no? Secondo te sono buone, se li consiglieresti per il pranzo di Natale, il 25, no? Visto che c'è chi si fa la lasagna, che si fa i tortellini in brodo. E quindi direi di iniziare con questi qua della Buitoni, che sono ripieni di gorgonzola e mandorle, che sono questi più grandi. Assaggio prima tu. Capito quale? Quelli, bravo. Che, leggiamo gli ingredienti, più tanto l'assaggi. Ingredienti: grano duro, uova, siero di latte, gorgonzola, formaggio, siero di latte in polvere, olio di girasole, pan grattato, mandorle, formaggio, burro, latte, lattosio, contiene tracce di altra frutta e gusci di sedano. Com'è? Si sente il gorgonzola? Sì, sono buono. Quanto gli dai? Da 1 a 10? Da 1 a 10, 8 diciamo. Io sento le mandorle, i pezzetti di mandorle. Mandorle e gorgonzola, sì, si sentono. Questi della Buitoni quanto gli dai? 8. Io gli do 8 anch'io perché le mandorle si sentono. Sì, sì. Il gorgonzola è anche molto delicato, molto buono. Ma questi sì, questi tu li ricompreresti? Sì, li comprerei. Come li faresti tu se dovessi una ricetta veloce? Se ne prendi gorgonzola, come andrebbero bene con che cosa? Io li farei con la panna e salmone. Panna e salmone col gorgonzola? Sì. Vabbè. Questo è un suo consiglio. Poi assaggiamo questi ravioli, pecorino e miele. Ingredienti: uova, ricotta, margarina vegetali. Farina di grano, pecorino, grano tenero, patate disidratate. Vabbè, particolari, pecorino e miele della Deluxe. Assaggiali tu. Come so? Questi sembrano un po' miserelli, mi sbaglio? Come so? Sei. Non sento niente. Punto. Sei. Beh, io dovrei pure un 4. Non si sente niente. No, questo dai tu non si sente niente. Proprio non si sente niente. Assolutamente. Proviamo questi tortelloni nero di seppia con ripieno al salmone. Io vado matto per il salmone. Ingredienti. Sono casino. Ripieno di ricotta e salmone, ingrediente, pasta di semola grano duro, farina grano, seppia, nero di seppia in polvere, salmone, margarina, vegetale, assaggia, anche io recupero i pezzi che ho fatto cascare. Com'è? Mi sono così, eh?
Il salmone si sente tanto, e che mi piace. 7. Questi come li faresti? Se dovessi fare una ricetta? Con la panna. La panna è? Con la panna. E basta, in bianco. Panna. Con la panna. Mm. Ma li ricompreresti questi, li faresti sinceramente? Sì. Sì, sì, li comprerei. Allora. E assaggiamo i gnocchi. Gnocchi ripieni di radicchio e scamorza affumicata. Questi sono, devono essere particolari. Vediamo, riesco, sono fatti così. A me non mi piacciono. Io vedo un 3. A me personalmente non mi piacciono. C'è l'oliva dentro. C'è l'oliva? C'è l'oliva. Ingredienti: purè di patate, fecole di patate, eh? Sale romeno dorato, spolvero di farina di riso, conservante, acido sorbico, ricotta pastorizzata, preparata, radicchio rosso, olio di semi, zucchero, olio di semi, girasole, cipolle, antigiorami, biossido, spezie, estratti, corrente, acido, formaggio, sale, aglio, sale, conservante, no, l'oliva io non le leggo. Però non mi piacciono, diciamo. Cioè, di pieno c'ha un sapore strano. 5. Perché 5? Perché cioè, forse è la radice che dà. A me piace il radicchio, però questo che no. Dà un po' di sapore, però il resto. Tu questi come li faresti se dovessi cucinare? Qua li farei a pomodoro e basilica. Mm. Ma li faresti? Li compreresti questi? No. No, vabbè. Tra tutti quanti qual è quello che ti è piaciuto di più? Questi qua, quelli là. La gorgonzola? Quella gorgonzola. Quelli li ricompreresti? Sì. Quelli... E questi tortellini neri qua. Questi con la salmone? Con le seppie, sì, sono buoni. Mm. Particolari, eh? Sì, una cosa particolare. E va bene, niente, questo è stato un piccolo, un breve video assaggio, ma te lo mangiare. Anche perché è quasi ore di pranzo. E niente, allora noi salutiamo Marta, andate a vedere il video di Marta. E come è col boss, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao belli! Ciao! Ciao, io ho una faccia oggi, come vi dico.